Il museo di Santa Chiara, che sarebbe già la seconda inaugurazione. Io ho cercato il filmato l'altro giorno, ma non sono riuscito a trovarlo. Devo cercare la data e il mese. Bene, allora andiamo immediatamente con l'inaugurazione del museo di Santa Chiara. Vai. Sì, questa inaugurazione si è tenuta sabato 17 dicembre e questo giorno è stata esposta per la prima volta una significativa selezione dell'ingente collezione d'arte del Novecento di Intesa San Paolo, con preziosi contributi di artisti come per esempio Carrà, Sironi, Guttuso, Santomaso, Birolli, eccetera, molti altri. È promossa dal Comune di Gorizia con l'azienda speciale di Villa Manin e con la fondamentale partecipazione dell'Intesa San Paolo, ma insieme ci sono anche la Regione Friuli Venezia Giulia, la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Carigò, la Fondazione Krupp e il Piccolo. E questa mostra ha il titolo Dal paesaggio al territorio, l'arte interpreta i luoghi, opere del Novecento dalle collezioni Intesa San Paolo. E appunto ci sono numerosissimi artisti e c'è un'appassionante dialettica fra l'arte e ambiente. E ci sono numerosi piani di lettura, si parte dagli sviluppi nella rappresentazione del paesaggio di veduta e nella pittura della prima metà del Novecento, per giungere così alle operazioni e gli interventi di natura concettuale ambientale. Benissimo, vai avanti, ci stiamo guardando un attimo un po' il palazzo, questo museo che sarà una cosa veramente eccezionale, diciamo che ci sarà delle varie mostre proprio in centro, in città Gorizia, poi sentiremo anche il sindaco tra poco, sentiremo tutta la gente che è intervenuta a questa manifestazione, a questa apertura, a questa inaugurazione di questo museo e di questa mostra con degli artisti veramente eccezionali. Sì, ci sono diciamo tre aree tematiche, tre temi principali, e questa mostra si sofferma soprattutto sull'evoluzione delle forme di rappresentazione del paesaggio nella pittura della prima metà del Novecento e nelle sue propaggini. In questa sezione sono ospitate appunto numerosissime opere, come abbiamo già detto, e poi c'è stata un'ulteriore indagine condotta alle nuove forme di naturalismo e di rapporto con evocazioni paesaggistiche nell'arte degli anni 50 e inizio 60. E spiccano in questo percorso soprattutto Renato Birolli, Ennio Morlotti, Mattia Moreni, Renato Guttuso e altri artisti. E poi ci sono anche delle opere scultoree e fotografiche che indagano rappresentando la sensibilità contemporanea nei confronti del rapporto fra natura e artificio, tra la dimensione personale e collettiva della qualificazione dell'ambiente. Al centro dell'attenzione storico-critica ci sono diversi aspetti degli sviluppi dell'arte del Novecento che si rapporta a specifici luoghi del paesaggio italiano. Ci sono dei caratteri e rappresentazioni dei vari paesaggi benissimo. Individuali e regionali. Benissimo, brava Cristina. Adesso andiamo immediatamente con l'inaugurazione. Guarda quanta gente che c'è. Qua c'è la presentazione della signora Uccello del comune. Adesso andremo a sentire un attimo l'introduzione, il saluto del sindaco Ettore Romoli. Qua ci sono varie personalità delle varie casse di risparmio, Intesa, eccetera. E qua abbiamo anche Elio De Anna, assessore alla cultura e allo sport, e poi abbiamo anche il prefetto di Gorizia, abbiamo il presidente della fondazione, l'avvocato Franco Bizzi, e tantissime altre gente. Diciamo che in questo modo, con questo evento, si inaugura ufficialmente a Gorizia questo museo di Santa Chiara, che è il frutto del recupero architettonico delle Clarisse. No? Benissimo. Della mostra e della struttura, quindi della mostra e del museo di Santa Chiara, dando la parola al sindaco. In fase di realizzazione. Sentiamo il sindaco. Parenti mi ricordava prima che nel 2001 fu fatta una prima pre-inaugurazione. L'ho fatta anch'io. Sono passati 10 anni, oggi finalmente facciamo l'inaugurazione definitiva. È uno spazio, è un grande momento per la città, moderno, razionale, bello, nel centro della città farà sì che sarà possibile iniziare una nuova stagione di esposizioni, una nuova stagione artistica della città, sia per i nostri cittadini, per tutti coloro che amano l'arte e anche
e non forse non soprattutto per tutti coloro che vorranno venire a visitare la nostra città, che stiamo cercando di rendere sempre più bella, sempre più accogliente. L'ordine, gli sponsor, la fondazione della Cassa di Risparmio di Gorizia, la fondazione della Cassa di Risparmio di Udine, la banca, la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, succede, caro Presidente, perché l'avete cambiato nome abbastanza spesso, ecco, tra l'altro, ecco, non è che, quindi non è che sia tutta colpa mia, quindi grazie. Benissimo, ecco. Ci merita, perché parla a braccio, è un sindaco che parla a braccio, perciò significa che parla direttamente. Bene, allora andiamo a sentire, ecco qua il prefetto di Gorizia, la signora Morroso, e adesso andiamo a sentire anche il presidente della fondazione, Cassa di Gorizia, anche a nome Franco Bizzi, della fondazione Cassa di Risparmio di Udine Pordenone e della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, i cui presidenti qui presenti mi hanno pregato di sostituirli anche per abbreviare i tempi di attesa del numeroso pubblico che purtroppo è rimasto in piedi. Voglio essere quindi estremamente breve, mi siano consentite soltanto due osservazioni. La prima, come rappresentante di una istituzione di Gorizia e come goriziano, è la grande soddisfazione di vedere riaperto al pubblico questo spazio dopo tantissimi anni di attesa. Spazio, tra l'altro, che sarà destinato a delle esposizioni, che sarà destinato a delle mostre e quindi potrà essere ammirato e apprezzato dal pubblico in seguito più volte. Qua abbiamo il saluto, no, il saluto, qua la presentazione della mostra dal curatore della mostra Tedeschi. Poi abbiamo, ecco, voglio salutare anche la moglie della pittrice, la signora, la moglie dell'avvocato Bizzi. Qua c'è Cainero, praticamente sono tutti i personaggi dello sport, Deanna e Cainero, tutte persone dello sport che adesso si sono messi nella cultura. Qua abbiamo Villa Manì che porta avanti le sue prospettive, vogliono portare una mostra, la mostra delle frecce tricolori a Gorizia, benissimo. E qua abbiamo tantissime altre persone, sentiamo. Desidererei parlare per tutti. Lui vuole parlare per tutti. Oggi era una giornata un po', sentiamo. Che si sostanzia sotto due aspetti importanti. Il primo, una inaugurazione di uno spazio espositivo. Ricordo da presidente della provincia di Pordenone l'orgoglio e anche l'importanza di aver inaugurato una struttura analoga, gli spazi espositivi di Corso Garibaldi, per due aspetti. Il primo, perché quando si apre uno spazio espositivo c'è cultura per tutti. Abbiamo sentito il dottor Kainer evocare la continuità e io sono certo che la regione starà vicino a questo comune per aiutare a dare continuità all'arte anche a la mostra titola. Benissimo, allora vogliamo dire, voglio concludere immediatamente. Chi diceva l'altra volta l'assessore De Anna alla cultura diceva che non sono sponsor ma partners, giusto? Sono partner, perché le persone che danno una svolta decisiva a queste mostre, a queste inaugurazioni di questi locali. Benissimo, conclude velocissima. Sì, in questo modo possiamo avere, questo ci propone una riflessione sulla necessità di avere gli strumenti adatti per tutelare la cultura. Benissimo, e andiamo.